Beh, è un classico. Non credo ci sia nulla da commentare. Siamo in arrivo. Porca troia. Ragazzi, è il giorno di Milano oggi. Oggi si viaggia in AV, ma non vi dico per ora quale. Oggi è giorno Casaralta e se non sarà così, sono dolori per qualcuno. Già abbiamo saputo da ieri che i full molto probabilmente non gireranno. Però a noi ci basta una pilota. Una pilota, non serve altro. A noi ci basta una pilota che sia originale, ovviamente va benissimo. Così facciamo anche il viaggio in MD originale e siamo a posto. E da lì poi, se ci incassa di prendere le 582 è difficile, ma potrebbe darsi. E lì siamo a posto. E un giretto magari in piano ribassato ci può anche scappare. Per il resto siamo a posto. Ragazzi, oggi viaggiamo sull'Italo, sulla GV575. Ovviamente viaggiamo in Smart, ragazzi, l'abbiamo trovata a un prezzo incredibile. Incredibile. E per il prezzo che è costato, subito l'abbiamo preso. Arriviamo a Milano alle 9.18. No, 9.08. Eccoci. Viaggiamo comodi oggi. 300 all'ora, ragazzi. Oh, vai. Oh. Ah, ma volete mettere? Proviamolo subito. Dai, no. Ma che state dicendo? Che siamo là? Si può pure. Scusa un attimo. Cosa fa? Qui cioè, si può pure reclinare. Il 675 non lo fa questo. Cos'è questa P? Con i numeri. Ci sono dei numeri. Cos'è? 3-1. Forse indica 3-4-1. Ah, boh. Forse indica l'inclinazione. Ma? Questo è. Sì. Ah, fa da sotto. Oh, che roba, ragazzi. Se qui non ci sale nessuno fino a Bologna, possiamo anche provare questo. Tanta roba. Sì. Non lo so. Questa è, sì, è la Smart Cinema. Ah, non mi ricordo, se ne va. Non mi ricordo cos'è. Sì, qui ci dovessi mettere le cuffie. Oh, pensate. E te ascolti quello. Boh, sinceramente non mi interessa. Però cavolo. Allora, è un servizio in più, che il Frecciarossa non offre nella classe basica, ma qui c'è la Smart Cinema, ecco che cos'è. Tu attacchi le cuffie qua, puoi regolarti il tuo volume come ti pare e ti ascolti quello che c'è lì. Motivo che anche per cui o meno poi, quello è un altro discorso. Motivo anche per cui è più soffusa questa. Vero. Per quello. Ecco perché è più soffusa come luce. Che roba, ragazzi. Sì, l'unica cosa purtroppo è che viaggiando in Italo dovete avere la fortuna che i regionali non facciano mai tardi o per sicurezza prendere un treno mezz'ora prima come si è fatto noi. È per forza. Non si può, mi prendo questa parte di vetro qua. Quanti motori fanno chiasso? Ah, tu riprendi da lì, giusto? Sì, mi sa che partiamo. Oh. Ok, allora, si è sentito che siamo sui carrelli motori perché ha fatto una pattinata. Però non si sente nulla. Sì, un po', da... sì, un po' l'inverter si sente. L'inverter da fuori si sentono parecchio, ma dentro quasi nulla. Sì, è proprio una robetta di niente, dai. Siamo partiti tante volte da Santa Maria Novella. Io direi che ci vediamo quando siamo sui 200 all'ora. Ci conviene andare in bagno dopo che hanno controllato i biglietti, diciamo. Non credo ci voglia tanto, quindi. Stiamo entrando nel passante AV. Bellissima. Sì. Veramente tanta roba. Sembra un aereo quasi. E non ci sono mai stato in aereo, ma me lo immagino così. Hai capito? Dopo il passante a V c'è una curva verso destra che immagino porti sulla linea per Bologna. Si sono staccate le prese, non caricano più. Perché adesso ha abbassato il pantografo per alzare quell'altro, quello per l'alternata. Già, ragazzi, in questo momento stiamo andando ad inerzia. Perché sì. Ha staccato il pantografo a
3.000 volte per andare in 25 alternate. 25.000 alternate. Infatti le prese non vanno. No. Non appena lo riattacca, ovviamente ripartirà tutto l'ausiliario. Dal momento in cui lo riattaccherà ce ne andremo a 300 in teoria. Sì, sì. Quindi Firenze-Roma mezz'oretta, è buona. Roma. Firenze-Bologna mezz'oretta dopo adesso. Cavolo. Tanta roba. Ora l'ha riattaccato. Eccolo. Si è sentita un'accelerata. Eppure si sentono comunque gli inverter, anche se in alternata. No, sono i motori questi, sì. Allora sì. No, chiaramente l'inverter ora sono fermi. Sì, ora l'inverter mi sa che non vanno più, se siamo in alternata, anche ragione. Quindi no. La botta che abbiamo sentito era quanto avevo che calava. Sì. Però ce l'abbiamo sulla testa, non dovrebbe essere tipo accento. Ma non mi ricordo. Ok. Mega accelerata in galleria. Sì. Tanta roba. Si vede che come concezione questo è un treno che viene dagli anni 2000/primi 2010, no in realtà 2000, probabilmente degli anni 2000. Si vede, è fatto bene, è comodo, è degli anni 2000. Tremendamente silenzioso, sono tipo a 220 all'ora. Sì. Da questo momento non potrò più capire a quanto si va, perché la mia percezione si ferma intorno ai 200. Da iniziare la pressione. Sì, ora si sente che il discorso della pressione. Siamo a 250. Qui facciamo i 300. È un po' che non viaggio a 300. Quest'estate ho viaggiato a 300 col 1000. Ecco, facci caso, non si è sentito il cambio di pressione no. Dovuto al... No. Di sicuro la galleria è anche più grossa, quindi... Sì. Però no, ma si sente che questo è più... C'ha il discorso della contrapressione. Assolutamente. Ora poi lo vado a cercare, che unità è. Ragazzi, è tanta roba. Volete mettere? Siamo ancora nelle gallerie tra Firenze e Bologna, Però tra poco dovremmo appunto uscire e vediamo un po' com'è la cosa. Dovremmo anche fare i 300 tra poco, quindi per caso noi abbiamo preso la Smart Cinema, così proprio per caso, ma tanto non ci serve, quindi così arrivare a Milano sì che è fattibile. 5 ore di regionale da Pisa, no, proprio no, l'abbiamo fatto forse 3 volte 4, non mi ricordo, sono 10 ore tra andata e ritorno. È pesa come cosa. È del 2011 questo convoglio qui, è del 2011. Cioè è passata poco più di mezz'ora, siamo già a Bologna. Madonna. Ci abbiamo messo da Firenze, noi ci abbiamo messo un'ora e venti. Sì, no, quindi aspetta, regionali. Un'ora e venti. Forse di più perché abbiamo preso quello dopo. Un'ora e 25, sì. Bologna Centrale AV è la stazione. Lì c'è un altro 500. Sembra quasi un po' per un attimo. Sì, è vero. Reggio Emilia AV. Eccola. Sarà buio. Reggio Emilia AV medio padana. Lì c'è un altro Italo. Di là dove li prendete, sono qui. Eccolo. E questa stazione è in alternata. Qui si sente meno. Si sente assolutamente meno il discorso. Oh davvero? 300 all'ora. Stessa sensazione del 1000. Sì. E nel 1000 c'è questa. Che 300 comunque li sento. Io sul 500 non sento nulla. La business, non senti niente. E ora siamo addirittura di arrivo a Rogoredo. All'ora in piena padana.
tornare a Milano, così si può fare. 5 ore di regionale, no, mai nella vita. E a me spettano al ritorno, invece. C'è una nebbia. E già si sente un Caravaggio, un Rock. Ah, lì abbiamo già delle MD revamp, però laggiù in fondo, no, Mazinga normale, cioè laggiù in fondo, nada. 93, 500, questo, no? Sì, ragazzi, proviamo il TSR per la prima volta, almeno io. Vai, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, su. TSR, ragazzi, prima volta per me, eh. Qua di corso. Beh, questa è la diretta evoluzione del TAF. Sì, diretta, sì, sì. È lungo. No, guarda, palle stesse diritte. Sì, solo che questo è un elettrotreno vero. Il TAF è un'automotrice, elettromotrice, anzi, a tutti gli effetti. Qui c'è un altro TSR. Sì. Cioè, revamping, come si dice? Revamping piano ripassato. Sì, i sedili sono quelli, senza lo... senza il coso più grosso. Purtroppo, però è vero, non hanno... Sì. Non ce l'hanno. Sì, sono meno bombati, sono. E Garibaldi si fa quel che si deve fare. E partiamo. Faccio un po' di focaccia. Schiacciata. Questi freni sono peggiori. Ma che cacchio stai dicendo? Va bene, cioè, io l'ho sentito, ma non mi sembra veramente. Però fallo in galleria. Cioè, senti in galleria. Tanto non lo sentiamo, quindi. Ah, non mi sembra orribile. Questi sono quelli dei tanti. Potremmo aver trovato un treno con i freni peggiori del Rock. A parte che frenando l'ultimo fanno schifo. Sì. Fanno veramente cagare. Cavolo. Prima si è sentito di più. Sì, prima si è sentito di più. A Rogoredo sì, ad esempio. Non pensavo facessero tutto questo casino TSR. Anche qui sedili a tre stile intercity. Ma non è orribile questo treno? No. Non hanno prese di corrente, climatizzazione guasta. No. C'è scritto. No, vabbè. Qui un finestrino a casa. Però c'è l'aria famiglia, dai, presidente. Non pensavo fosse così tremendo, eh. Questo è lo 002. È il secondo. Però è l'unico treno con la potenza distribuita su tutti i carrelli. Il che è perfetto per il servizio che deve fare. Servizio appunto suburbano barra metropolitano. Madò. Ok, è ufficiale, abbiamo... Questi ragazzi sono i minuetti a 5 casse, sono quelli. Sono diminuiti solo a 5 casse. È lo stesso identico treno. Questo dovrebbe essere quello che è stato consegnato questi giorni. ATR 125. No, questo è metallo. Ripellicolato. Questo è proprio ripellicolato molto di recente. Ragazzi, ma veramente, ma scritta in giapponese. Ma dove siamo? Ah, ma che schifo. C'è un Tecefe laggiù. Curioso. Per ora full Mazinga revamp. Sì. Per ora full MD revamp. Full. Per ora, eh. Dovrebbe fare il letto delle 10:52. Questo? È molto silenzioso. Come si presenta l'accoglienza standard? Per come? Sì. Questo
invece sono i motori. La famosa cassa motori, senti che calore. Vai, leviamoci dalle palle prima che parta. Sì. Potrebbe essere interessante. O forse no. C'è la passante. E non è revamp. Eccola ragazzi. Hai visto che cosa ha fatto? Non è scritto ancora. Ragazzi, tanta roba. Lo volete mettere? Proprio altri tempi. ragazzi, che gli volete dire? L'MD di un tempo. Tanto mi sparo a sto punto. Ragazzi, che palle, vediamo un po'. Originale. Ragazzi, un originale. Sì. Ce l'abbiamo fatta. E che cavolo, non ci ferma nessuno. Sì. È quella che ho preso io, poi. No. Ah. Oh, Madonna. Eh sì. Ragazzi, abbiamo fatto centro. Definitivamente. Oh ragazzi, cioè, ce l'ho fatta. Intanto saliamo un secondo. Ecco, ragazzi, ce l'abbiamo. Oddio che caldo qua dentro. Oh, ma qui non si passa. Devi passare di qua. Ma perché? In che senso da lì non si passa? No. Eccoci. Allora, c'è un fischio. C'è una frequenza altissima da qualche parte. Madonna, è da fastidio. Però ce l'abbiamo. Ragazzi, questi sono i sedili. Divani. Poltrone, non so. Più comodi che si. Madonna. Madonna. Cioè, ragazzi. Non me la ricordavo così comoda. Sì. No. È una roba fenomenale. Allucinante la famiglia. Sì! Piano di sopra. Ci saranno 40 gradi come, come era a settembre, che. Sì, è più caldo, però non 40 gradi. Oddio! Madonna! Sì, allora è vero che era fatta anche in legno. Letteralmente sfasciata. Plastica, materiali leggeri comunque. Infatti, ragazzi, 42 tonnellate. Le MD sono 39, questa è una doppio piano. Dopo andiamo anche dall'MD. Ah ragazzi, la manovella per il finestrino. Queste ve le riporto bene, eh. Cioè, quante altre occasioni avremo di risalire su questa roba. Già l'ultima volta pensavo fosse l'ultima. Qui si vede anche, no, ci avrà 20 anni questo rivestimento. Cioè, questo vestibolo è enorme. Ed è un vero peccato che non sia sul pianale ribassato. No. Che potrebbero aver avuto vita più lunga. Queste a 160 ci potrebbero benissimo arrivare. Cioè, massimo 140, ma vanno dritte. A 160 ci potrebbero andare senza problemi, veramente. Questo è. Oh, questo! Cos'è questo suono? Ma qui mi ricordavo ci fosse un altro sedile. O forse no, nella pilota è diverso, boh, non mi ricordo.
Qui ci sono le MD. Questo è il numero di serie della carrozza. Criticità allo stato puro, guardate qua. 79, Numero di serie. A parte l'abbiamo visto anche prima, è comunque 398. Il 340 velocità. No, scherzavo, 837. Il 16 di Trenitalia, proveniente da Venezia a Santa Lucia, e diretto a Torino Porta di Moda, per le ore 10:50, arriverà solo previsto 10 minuti. Ma guardate voi che vestiboli enormi! Sono enormi questi vestiboli. E qui appunto sono i posti a tre questi. Per questo sono le carrozze più capienti che ci siano. 150 passeggeri, 142 sulle pilota, quelle originali. Che siamo partiti senza neanche sapere che Cremona non c'erano più. 2024, ragazzi, ci sono arrivate. Oltre 40 anni di servizio. Sì, è vero. Esattamente uguale a quello dell'MD, proprio stesso sì, parecchio simile. Quale? Beh, praticamente sì, erano fatti in modo da accoppiarle nel caso. Ma non è di là a guardare la roba, vero? Si spera. Ecco, anche però... se non c'è nessuno. Eccolo, MD Toscana 2010 praticamente era. Insieme alle ultimissime con i sedili originali, che erano uguali così, cambiavano solo i sedili appunto. Però c'era una cosa. Ma queste qui aprivi, questo è bloccato. C'hanno un valore allucinante. Lo so, sì. Questo io le MD no revamp addirittura con i sedili originali me le ricordo, cavolo. L'ultimo ricordo che ho, ci feci una gita alle elementari. Ma parliamo quasi 15 anni fa. Sì, poco meno di 15 anni fa. Guarda, qui addirittura con le maniglione. Addirittura ci sono le maniglie quelle grosse. Ah, qui c'è il capostipite dei 125, 001. Ancora nella ormai vecchia livretta Nord. Ragazzi, ci siamo. È il nostro momento. Se ne vanno anche le MD. Molto bello. Finalmente torniamo a piacere. Questo è l'ultimo viaggio e poi abbiamo finito. Sì. Ecco. No, veramente, basta. Personalmente credo sia già un miracolo che siamo riusciti a non so, no, io personalmente mi sono soddisfatto, guarda. Sì. C'è un quadratore. Quello male, c'è anche la roba quadrata che ci posso fare. Sì. Sì. L'iPhone alza un po' la luminosità, eh. Sì, ho visto. Siamo in arrivo a Greco Pirelli. Cosa? La sfilata di Po. Sfilata di Po. C'è uno che filma. C'è uno che filma.
Sì. Vai, ma veramente, ma sono tutti pop. Ma sì, ho capito, ma... ah. Ma cos'è il giro 1? Vediamoli. Sì, eccoli. C'è un caimano, vedo già delle tartarughe. Qui ci sono. Ah, vabbè. Probabilmente dopo le prendiamo, se ce la facciamo. Non ce la facciamo a prendere il 582, è proprio impossibile. Quindi ci rifaremo dopo in piano ribassato. Nel frattempo ci godiamo le Caseralta e dopo facciamo un balzo sulle MD apribili. Bene. Stiamo rallentando perché dovremo passare sopra un ponte da ben 85 metri di altezza e queste non ci potrebbero nemmeno girare, addirittura solamente le ali 582 potrebbero girarsi, potrebbero girarci, cioè rendetevi conto. Queste ci girano perché a quanto pare sono in deroga, perché non hanno altro materiale che ci può, non hanno altro materiale leggero. Vedi, ad accantonare tutto, c'erano problemi. Sa che ci siamo. Eccolo qua. Madonna. Ma guardate voi. Incredibile. Di qua è più bello? Di qua è più bello. Madonna. Ma guardate che roba. Vabbè. Vi ho messo il grand'angolo. Sì, no, incredibile. Che roba, ultimo viaggio così, veramente. Non ne faremo altri. Io personalmente sono soddisfatto parecchio.
qui c'è proprio il bugigattolino personale. Qui siamo proprio, qui si è proprio isolati dal resto della carrozza. Qui c'è un'altra linea, non ho idea di che linea sia. Tanta roba ragazzi, veramente tanta roba. Qui c'è pure questo sedile. Tanta roba ragazzi, veramente. E queste sono alla fine, eh. 43 anni di vita, 45 di progetto. Che roba. Con un revamping pesante, fatto bene. Magari spianare qui potevano essere più fruibili per oggi. Non che le puoi tenere tanto, ragazzi, sono, hanno la loro età. Però sono carrozze perfette quasi, veramente. Avere nostalgia, un attimo si torna lì. Ora si procede fino al Greco Pirelli, al Greco Pirelli si scende e si prendono le nostre carte di passato. Io le prenderei verso Monza, così le vediamo andare un pochettino più veloci. E tra l'altro Dani mi ha detto che le PR facevano 160.000 tirate e 120 spinte. Sì. Le prime serie, i primi anni. 160 all'ora sotto le carrozze, cioè voli, ma proprio voli letteralmente. Questi binari non smontati. Ponte San Pietro, perché la linea è interrotta. Tra l'altro sentite queste MD che hanno il suono dei treni del lato e solo loro ce l'hanno. Abbiamo modo di fare qualche video qua dentro, eh? Ma come siamo in arrivo al termine? Sì, con 76 minuti. No, infatti. Che cagata. Questo è bellissimo questo. Di nuovo il ponte visto dall'MD stavolta. Quel grand'angolo molto meglio. Sarà fredda l'acqua, perché se ci cadiamo... fa un po' paura a questo punto obiettivamente, eh. Oh vai. Sulle case alta. Oh, non c'è nessuno, incredibile. Non è detto che la tengono ancora, però. Vediamo questo. Per scadere a novembre. Non è comodo quello. Questo è già più comodo, eh sì. Molto più silenziosa questa di un MD. No, tutta un'altra cosa. Allora, siamo a Carnate. Qui ci sono queste sbarre di ferro. Riesci a mettere a fuoco? No, non ci riesci.
Ok, è andato così. Di là non mi sembra ci sia tanta gente. È salita più gente da quella di prima, incredibile. È l'ultima volta questa, ma davvero. Lì un po' di tempo glielo dedichiamo anche al piano di sopra. Ma in generale qui. No, sono. Insuperabili. Guardate qui. Sei difficile. Stanno parlando di pop giù. Cos'è che hanno? Ci sono? Sì. Cioè, solo che a me non si va via. Però dovessi incastrare da qualche parte, perché qui c'è la posta e non lo vedo. Sì, solo che sono in uscita dai binari. Ma qui è proprio sfondata. Siamo ad Arcore, non scendiamo qui, ma voglio solo aprire la porta. Mi interessa solo questo. Lo voglio aprirla, è facilissimo. Sì. Fantastico. Che meraviglia. Tutto rigorosamente meccanico. Cioè indistruttibile. Veramente. Indistruttibilità e affidabilità. Qui si corre, ragazzi. Queste sono ferme, zero serpeggio, veramente, non serpeggiano. Madonna. Guardatela lì, specchiata, si vedeva prima. A questo momento le riprese si fermeranno. Ragazzi, abbiamo finito. Per noi questo è l'ultimo viaggio in Cassaralta. Ve lo abbiamo riportato molto bene. Siamo tutti e tre felici e appagati. Quindi ciao ciao Cassaralta, ragazzi. Io anche sono già rifatto. Yeah. Ragazzi, ciao. Cosa ti piace? Ma anche meglio così, perché qua almeno si vede senza graffiti. Abbiamo finito. L'emozione non è. Ciao ciao ragazzi, addio alle Cassaralta. È stato un grandissimo viaggio questo ultimo. E mentre arriva il diesel sulla S7 per Lecco, ma stanno demolendo, ragazzi. Non è brutto nella nuova livrea, dai. Carino. Niente. Falso demolendo. Non è un demolendo. Qui PR per Alberate, noi prendiamo quelle per Sarondo. Emery. Ragazzi, queste sono al limite per Trenitalia. Rimangono solo per Trenord. Ha già finito. No, finiscono domani. Domani. Appunto. No, scusa, finiscono dopo domani, lunedì. Sì. Vai, senti, rifai il video, va, te l'abbiamo interrotto troppe volte. No, va bene. Era ieri. Sì, l'avevano mandato, sì. Ieri.
Potrebbero essere in servizio ora solo per Trenord le PR. Eh sì, definitivamente. Madonna. Allora, vi riprendo il nostro poi. Oh ragazzi, ci siamo. Le PR. E ce ne prendiamo. Sì, sì, sì. Ah, prendiamo un po' di PR. Eh? Ah, ok. Sì, come l'altra volta. E ci provo anche. Stai a vedere quella dell'altra volta uguale. Stai a vedere la stessa. Siamo a Desio. E ne prendiamo altre al ritorno. Già, c'è pure lo schermo. Non ci avevo mai fatto caso. Ci sono due Tilo in transito. Eh sì. E qui quell'altro. E le riprendiamo anche per tornare indietro, mamma mia. Sulla pilota. Sfondato con le sue. Le PR ora si sente il casino. Penso proprio non ci sarà altra occasione per riprendervelo. E prendo quello delle piano ribassato. Niente di speciale, chiaramente. Anzi. Sei assurdo che il Rock serpeggi di più. Veramente. Cioè il Rock serpeggia di più, ma com'è possibile? E questa non ce li ha, non ha nessun tipo di smorzamento. Vabbè, non ha senso questa cosa. Cari PR, ragazzi. No, ragazzi, no. Vabbè, dai. Non gli possiamo dire niente, siamo con delle PR, cioè. Siamo con delle PR, quelli c'hanno 3400 kW da 5-4 casse. No, è Sesto San Giovanni questo, sì. Infatti, cosa di qua? No. Vedi? Questa è 402, mi sa di accantonata, sai? No, non credo. Non lo so. Anche. No, quella no. Però quella lì che aveva la porta aperta. Era pulita, no, era pulita, non è accantonata. Sì, eh. 445 Sarà sfruttata? Se è mercitale, probabile. Mi sembrava messa parecchio bene. Sfruttava accantonata. Che messa parecchio bene. È strano. Sarà un altro addio per sempre alle PR? Non so se sarà un addio per sempre alle PR. Secondo me. Materiale per cambiare tutto. Ragazzi, hanno finito anche queste, quasi. 2025 stimo, io l'ultimo anno di servizio. Ragazzi, ciao PR, mi sa. Non sono venuto. Ah, era quella con. Ah, verrà accantonata tra poche settimane. Pure. Quindi quando uscirà questo video sarà già accantonata sicuramente. Beh, c'è da dire una cosa, per le condizioni in cui era messa, come se ti dimenticavi. Questo video uscirà con un ritardo di 3 o 4 settimane, quindi altre PR. Mi sa che non ci viaggerò più. Però sono venuto qui tante. Oh, ogni volta che sono venuto qui queste c'erano, quindi. Cioè, no, oggi ve l'ho detto, non ero qui per queste, però sono felicissimo di averle prese. Qui ruggio nel tetto, mamma mia. Cari PR, quando eravate in Toscana, che bello, bei tempi. Prendiamo questo, ragazzi, tanto per cambiare. Io lo prendo per la seconda volta. Silenzioso con freni, eh.
GTR 125, ve l'avevo già ripreso, lo riprendo anche stavolta. Sì, è silenzioso, abbastanza. No ragazzi, non è vero, c'è una scritta in toscano, ah, senza dilleri non si lallera. Ma che... Ragazzi, finiamo qui la giornata. Abbiamo fatto praticamente tutto, non ci sono incassate le 582, però vabbè, già lo sapevamo. Adesso me ne torno a casa. E finiamo la giornata a Pisa, torno a Pontedera con un pop luccicante, veramente.